Bentrovati all'edizione della notte del TG6. In apertura la politica con il Consiglio regionale che ha varato una manovra da 3,5 milioni di euro circa, ma è polemica sullo stanziamento destinato alla Saga e all'aeroporto d'Abruzzo, polemica sollevata dal Movimento 5 Stelle. Ci dice tutto nel servizio Jacopo Forcella. Nonostante le fibrillazioni post elezioni amministrative e un rimpasto di giunta alle porte, il governo regionale e la maggioranza di centrosinistra hanno portato a casa l'approvazione della manovra di bilancio da 3,5 milioni di euro, reperiti in fondi legati ad avanzi su leggi strutturate della FIRA, la finanziaria regionale. Il contributo più corposo è destinato alla Saga, la società che è in gestione l'aeroporto d'Abruzzo, 5 milioni di euro che la regione ha destinato per metà al piano marketing e a contratti da onorare in seguito a gare già esperite, per le quali si era già discusso la scorsa settimana con un rinvio per mancanza del numero legale. Altri 2 milioni e mezzo di euro invece sono stati assegnati al funzionamento dell'aeroporto, soldi che però non fanno parte della manovra di bilancio perché la somma era già stata individuata. Sui fondi per la Saga è critica la posizione del Movimento 5 Stelle con i consiglieri che ribadiscono come sia inutile buttare in un pozzo senza fondo soldi pubblici con la promessa che ogni volta sarà l'ultima. Quello che serve, continuano i pentastellati, sono politiche volte alla rinascita dell'aeroporto d'Abruzzo, sfruttando la funzione primaria che dovrebbe avere ogni aeroporto internazionale, una promozione turistica mirata soprattutto ai paesi esteri. Nella manovra di bilancio ci sono poi anche 200.000 euro per il ristoro dei danni da cinghiale agli agricoltori che ieri hanno manifestato di fronte al Palazzo dell'Emiciclo e 400.000 euro ciascuno ai centri di ricerca e ad Abruzzo Engineering, la società regionale in-house, quale commessa per rafforzare il contingente del Genio Civile che per carenza di personale è in ritardo sulle pratiche per la ricostruzione post-terremoto. Il Consiglio regionale ha approvato anche di destinare 7,4 milioni di euro di fondi finalizzati al trasporto pubblico locale ad attivare le transazioni relative al contenzioso accumulato nel corso degli anni con le concessionarie private. Un processo che sarà concluso una volta approvati i rendiconti, fase che renderà le somme erogabili. L'Assemblea ha licenziato anche la legge sulle norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi. Le norme sui comandi, distacchi e trasferimenti dei dipendenti dei consorzi di bonifica e il provvedimento di legge, non inserito all'ordine del giorno, sulle misure per Impresa Abruzzo. L'ex giunta del comune di Vasto, guidata dal sindaco Luciano Lapenna, è stata rinviata a giudizio dal GUP del Tribunale di Vasto, Italo Radoccia, per il mancato rispetto delle norme in materia ambientale per il reato di abuso in atti d'ufficio su richiesta del procuratore della Repubblica Giampiero Di Florio. A novembre, come detto, l'ex sindaco Lapenna, Vincenzo Sputore, Anna Suriani, Nicola Tiberio, Marco Marra, Luigi Masciulli, Lina Marchesani e Luigi Marcello dovranno comparire con Eustachio Frangione, responsabile dell'Associazione Baschi Azzurri, e Paola Vitelli, amministratore delegato della Pulcra SPA, alla prima udienza del processo per la bonifica delle discariche abusive nel territorio comunale. L'indagine è partita dopo due esposti presentati da Antonio Parisi, fondatore di Radio CB Istonium, per altrettante delibere che consentivano ai Baschi Azzurri di eseguire la raccolta dei rifiuti abbandonati. Nella denuncia si segnalava come gli uomini impegnati nella raccolta non fossero qualificati a svolgere l'attività di bonifica. E torniamo alla politica. Al via il tesseramento del Partito Comunista Italiano, a fianco ai nomi noti anche tanti giovani che vogliono riaffermare la sinistra nel panorama politico regionale. Sentiamo il servizio della redazione aquilana. Il giovane segretario del Partito Comunista Aquilano, Andrea Petrelli, assieme al segretario regionale Antonio Macera e Giuseppina Lauri, lancia la propria campagna di tesseramento nel centenario della sua formazione, 1917-2017. L'intenzione è quella di dare nuovi impulsi per la risoluzione di tematiche importanti come l'adeguamento sismico nelle scuole e negli edifici pubblici, l'emergenza lavoro, i fondi 4% Restart da investire nel sociale e non solo nell'abitativo, l'importanza del valorizzare il settore cultura per rilanciare un territorio ricco di storia e bellezza come quello aquilano, mentre per ricompattare il tessuto sociale giovanile sfibrato dall'assetto post-sismico della città e dare nuovi input ai giovani, il connubio fra sport, associazioni dilettantistiche e scuola. Diciamo che non è una priorità, ma è un'emergenza,
purtroppo ereditata da 10 anni di governo del PD, che è quella della sicurezza delle scuole. Quello è il tema principale, perché veramente il futuro dei nostri figli, dei ragazzi, della popolazione giovane all'Aquila è la prima cosa. Se non si vive in una città sicura non si può andare da nessuna parte. Altra cosa che è una priorità tipica del Partito Comunista è quello di stare vicino ai lavoratori, ossia il lavoro. Senza lavoro non c'è dignità, e se non si investe, se non si crea un tessuto economico produttivo il più presto possibile, si rischia che in città rimangano veramente 4 gatti. Come si muoverà il Partito Comunista a livello locale e territoriale? Principalmente il Partito Comunista, da come è stato, come è descritto pure il regionale segretario della sezione, svolgerà un compito di tesseramento e di allargamento proprio sul territorio, ma in realtà poi ci muoveremo in una maniera diversa, cosa che comunque forse altre forze politiche qui all'Aquila non hanno mai fatto. Andremo con la gente a organizzare un programma, a fare determinate scelte che poi serviranno in seguito per le prossime elezioni, e saremo pronti fra 5 anni, a prescindere dalle lotte che faremo anno per anno, fra 5 anni saremo pronti per presentare un progetto fatto da cittadini con le idee del Partito Comunista Italiano. Continuano i roghi in Abruzzo con Protezione Civile e Vigili del Fuoco al lavoro ormai da 48 ore consecutivamente nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Intanto è polemica sul piano anti-incendi boschivi della regione Abruzzo. Sentiamo. Prosegue da quasi 48 ore il lavoro dei vigili del fuoco nella Val Pescara, interessata da 2 incendi di vaste proporzioni che hanno mandato in fumo circa 200 ettari tra sterpaglie, bosco e sottobosco. Superata la fase più critica, le operazioni vanno comunque avanti a causa di alcuni focolai che, forse complice il tempo, riprendono vigore. Sul posto sta ancora operando l'elicottero dei vigili. I due fronti principali sono quelli tra Caramanico Terme e San Valentino in Abruzzo Citeriore e quello di Castiglione a Casauria, a cui ieri si è aggiunto un altro incendio tra Turri Valignani e Letto Manoppello. Vigili del fuoco con personale specializzato e protezione civile continuano a presidiare le aree e a monitorare la situazione. E sugli incendi interviene l'associazione ambientalista Nuovo Senso Civico, secondo cui D'Alfonso è pronto a spendere 190 milioni di euro per 5 km e mezzo di superstrada in Val di Sangro, sforando di 10 volte i parametri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di 6 volte quelli della Corte dei Conti Europea, ma non considera opportuno investire 2-3 milioni di euro per impedire che il fuoco produca danni ben più ingenti, oltretutto mettendo a rischio case e persone. Siamo i primi profondamente addolorati per gli ettari di bosco che si stanno consumando sotto i nostri occhi impotenti, prosegue la nota dell'associazione, e sotto quelli degli operatori che ce la stanno certamente mettendo tutta per limitare i danni. Mentre l'associazione Fare Verde esprime solidarietà ai volontari del Nucleo Operativo Volontari di Protezione Civile di Tagliacozzo, che aspettano ancora i rimborsi regionali dal 2014. Ed ora la sanità ha avviato il progetto per far tornare a nuova vita la sede del vecchio ospedale Santissima Annunziata di Chieti, favorevole all'amministrazione comunale, come ha spiegato il sindaco Umberto Di Primio, avvicinato da Paolo Renzetti. Sindaco Di Primio, torna a nuova vita il vecchio ospedale Santa Annunziata, apriranno laboratori, ambulatori, è una bella notizia secondo lei per la città? È assolutamente una bella notizia, è una cosa sulla quale stavamo lavorando, anzi abbiamo iniziato a lavorare già dall'inizio del mio primo mandato, quando chiesi alla ASL di fare in modo che quelle strutture che non potevano essere lasciate all'abbandono potessero nuovamente ospitare dei presidi sanitari e soprattutto dei servizi da rendere ai cittadini. Oggi una parte delle attività che si svolgevano giù al Colle dell'Aria, al quincitato di Colle dell'Aria, iniziano a svolgersi anche nella parte alta. Io spero che questo inizio, già questo avvio fatto della delocalizzazione rispetto al polo centrale di Colle dell'Aria dei servizi sanitari, si possa completare con altri servizi offerti presso il vecchio nosocomio Santissima Annunziata. Questa iniziativa vuole andare anche incontro ai tanti cittadini della parte alta di Chieti che hanno qualche difficoltà a spostarsi all'ospedale clinicizzato? No.
non sono d'accordo su questa lettura delle cose, perché spostarsi di 3 chilometri non può essere un problema in un mondo che si muove in modo siderale come velocità. Dobbiamo andare a parlare di altre cose, cioè la qualità dei servizi offerti e un equilibrio di servizi offerti sull'intero territorio, perché potrei dire la stessa cosa: se vale per i cittadini che è di alta, vale lo stesso per i cittadini che è di bassa, quindi non possiamo fare distinzioni di questo tipo. E non possiamo dimenticare che il nostro nosocomio offre servizi non alla città di Chieti ma a un'intera area provinciale, e oggi direi soprattutto e anche ad un'area che è quella della provincia di Pescara. Quindi credo che il problema non sia di dove vengono resi i servizi, ma dobbiamo puntare su una qualità alta dei servizi resi, su un comfort del servizio reso all'utenza, che ricordiamoci va lì per fare indagini e diagnosi di carattere clinico-sanitario, e quindi possiamo in questo modo immaginare che quella parte possa vivere con i laboratori, con gli ambulatori, e la parte bassa invece con i ricoveri per le degenze. La provincia di Pescara ha consegnato ufficialmente oggi i lavori relativi al secondo stralcio della messa in sicurezza dell'Istituto Alberghiero De Cecco, edificio A, nella sede di Via dei Marsi, dove nel febbraio del 2015 si verificò il distacco di parte dell'intonaco all'interno di una aula. I lavori costeranno 450.000 euro. È un risultato sul quale abbiamo lavorato instancabilmente grazie al contributo che ci ha consentito il Presidente della Regione D'Alfonso a seguito del crollo del soffitto alberghiero di 2 anni fa. È una evidente necessità di questo istituto, che oggi assume anche la forma del cantiere e che, per quanto ci riguarda, vuole anche determinare la tempistica anche accelerata affinché l'istituto alberghiero, la preside Di Pietro, possa tornare a beneficiare pienamente degli spazi al momento non consentiti. È un obiettivo che noi dobbiamo assolutamente consentire alla scuola, ma soprattutto al corpo docente e ai ragazzi, che in questi 2 anni sono stati costretti ad andare in altri spazi lontani dalla sede principale, con una serie di disagi oggettivi che hanno vissuto. Quindi è un momento bello, felice per la scuola, ed è un risultato che in questo momento in cui le province non riescono a fare i bilanci va doppiamente apprezzato. Oggi quindi, con questa consegna dei lavori, inizia una nuova era, possiamo dire, per il De Cecco di Pescara. Direi che più che tornare indietro, finalmente cominciamo veramente ad andare avanti. E oggi partono questi lavori che consentiranno alla scuola di recuperare ben 18 aule. E questo consente all'Istituto Alberghiero di far sì che i propri studenti siano messi nelle condizioni di poter svolgere in maniera estremamente serena e quindi ottimale la loro attività di formazione. E questo significa anche poter sostenere fortemente la formazione di ragazzi che sicuramente avranno un facile inserimento nel mondo del lavoro, dal momento che l'istituto alberghiero è sicuramente un asset fondamentale nella formazione e nell'economia del nostro territorio, proprio perché crea quelle figure della ristorazione e quelle figure del turismo che oggi danno occupazione. La Confcommercio di Chieti ha presentato una iniziativa relativa agli affitti rinegoziati. Vuole essere uno strumento utile in un momento di crisi. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. Presidente, qual è l'utilità di questa iniziativa, di questo progetto Affitti Rinegoziati, progetto voluto fortemente da Confcommercio? Sì, è un progetto ideato da Federmoda Nazionale che abbiamo declinato sul nostro territorio. La situazione economica della nostra provincia ci pone di fronte ad una triste realtà, con un saldo ancora fortemente negativo tra aperture, nuove aperture e cessazioni. E quindi, secondo i dati della Camera di Commercio di Chieti, abbiamo verificato che nel primo trimestre 2017, solo per il comparto commercio, abbiamo avuto circa 122 chiusure. Quindi abbiamo trovato una soluzione, cercando di andare incontro alle esigenze dei proprietari degli immobili, dei commercianti e anche delle amministrazioni comunali. Se questo trend negativo perdurasse anche per gli altri trimestri,
avremmo per il 2017 la peggiore performance degli ultimi 8-10 anni di crisi. Crisi che ha causato anche un avvitamento del mercato immobiliare con un inarrestabile processo di desertificazione commerciale. Quindi oggi presentiamo il progetto, da domani presso le nostre sedi di Confcommercio provincia di Chieti ci saranno degli sportelli affitti rinegoziati a disposizione dei commercianti. Chiaramente abbiamo già avuto molte adesioni da parte delle amministrazioni comunali che comunque devono dare un segnale di volontà politica e quindi di andare incontro ad una categoria che è in ginocchio. Le associazioni dei disabili della provincia di Teramo si sfideranno anche quest'anno in una serata di solidarietà, risate, amicizia e sport. L'appuntamento è quello di Senza Barriere 2017, venerdì 14 luglio in Piazza Martiri a Teramo. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Un'occasione per divertirsi ma anche per riflettere, è questo il senso di Giochi Senza Barriere 2017, manifestazione che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul rapporto tra sport, giochi e disabilità, rimuovendo i vari pregiudizi esistenti su questo tema. Come sempre, Piazza Martiri a Teramo non sarà una gara tra associazioni, ma una vera e propria sfida all'indifferenza. L'iniziativa, che quest'anno ha anche il sostegno del COGE, Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Abruzzo, è promossa dal Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Teramo, insieme a Comune e Prefettura di Teramo. Anche quest'anno in piazza come sfida all'indifferenza. Sì, questo è un po' uno slogan che ci accompagna ormai, questa è la nona edizione, da tanti anni siamo su questo aspetto, diciamo, di mandare questo messaggio. Quest'anno abbiamo avuto una sensazione che le associazioni aspettassero ormai questo momento, cioè un appuntamento desiderato, un momento in cui vogliono dire con forza questo, che appunto ci sono, hanno il piacere di dire che si vogliono divertire, comunque la loro condizione è. Qualsiasi cosa li possa in qualche modo mettere in difficoltà viene vinta dal desiderio di esserci, di voler vivere la propria condizione con felicità, di poter giocare, di poter condividere un pezzo di vita insieme agli altri. Quante associazioni fanno parte del vostro centro servizi? Associazioni in generale sono oltre 400, però diciamo sul mondo della disabilità adesso il numero perfetto non c'è, di quella che è la condizione specifica dei Giochi Senza Barriere sono 10 realtà che con noi stanno in piazza. Quest'anno abbiamo avuto una chicca, che un osservatore del Centro Servizi di Pesaro sarà con noi questa serata, perché vogliono anche loro, hanno visto che è un momento di grande, diciamo, coinvolgimento anche della cittadinanza, farlo, proporre alle associazioni di Pesaro. Le protagoniste saranno, come negli anni passati, le associazioni dei disabili. Nelle sfide si alterneranno i ragazzi di Fondazione ANFAS Teramo, Associazione Senza Barriere di Teramo, AISM, Associazione Sordi Italiani, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, A Modo Tuo Onlus, Abruzzo Autismo Onlus, Associazione Italiana Persone Down e Cooperativa Sociale Polis. Quest'anno, ma come l'anno scorso, giocheremo con i nostri bimbi. Speriamo che ne vengano tanti, perché con questo caldo poverini sono al campus, quindi però sì, giocheremo tutti insieme, ci uniremo a altre associazioni, l'associazione Down, per fare un gioco in piazza tutti quanti insieme. La vostra associazione quanti bambini autistici segue? Praticamente noi seguiamo tutti i bimbi più piccolini, non abbiamo proprio un numero preciso perché noi non siamo aperti a tutti, cioè non abbiamo soci privati, soci fissi, quindi chiunque vuole partecipare con noi è aperto, vengono e giocano. E adesso apriamo la pagina sportiva, iniziando dal ritiro del Pescara a Rivisondo. Lì entra sempre più nel vivo la preparazione del Delfino. Sul fronte mercato intanto interessa il terzino Cancellotti della Juve Stabia, anticipato a venerdì il primo test amichevole contro una rappresentativa locale. Il servizio di Andrea Costantini. Terzo giorno di ritiro per il Pescara a Rivisondoli, con Zdenek Zeman che sta mettendo sotto torchio i biancazzurri in una preparazione che però solo nei prossimi giorni toccherà il massimo della sua durezza, quando arriveranno i famigerati gradoni sulla tribuna dell'impianto del comune dell'Alto Sangro e quando il Boemo porterà i giocatori per i percorsi montani circostanti. I quasi 40 giocatori presenti, da ieri si è unito alla truppa anche il neo centravanti Ganz, sono stati suddivisi in due gruppi che Zeman gestisce con il vice Cangelosi, il preparatore
Giuseppe Ferola e l'allenatore della Primavera Epifani, un gruppo extra large che va smussato con le cessioni necessarie per ridurre la rosa e per poter fare ulteriori innesti nei ruoli che il Boemo dovesse ritenere aver bisogno di integrazioni. Intanto Zeman studierà il gruppo e pian piano inizierà a inserire anche il pallone, visto che venerdì ci sarà anche il primo test alle ore 17 contro una rappresentativa locale. Uno dei principali indiziati ad andare via è il capitano Lenian Memushai, per il quale è sempre vivo l'interesse del Benevento, che ha appena visto sfumare l'acquisto di Cataldi dalla Lazio. Altro forte indiziato è il terzino Cristiano Biraghi, sul quale è forte l'interesse dell'Udinese. Restano uomini mercato anche Zampano, Brugman e Benali, ma servono offerte congrue. Per le uscite, Sebastiani ha annunciato novità nelle prossime giornate. Potrebbe andare via anche Nicastro, rientrato dal prestito al Perugia, mentre ci sono almeno 12-13 giocatori che non rientrano nel progetto tecnico zemaniano, al di là delle dichiarazioni di facciata. Il Pescara dovrà collocarli per cercare di avvicinarsi all'optimum di 25 giocatori in rosa. Circa le eventuali entrate, il nome più caldo ora è quello del terzino della Juve Stabia, Tommaso Cancellotti, classe 92. Zeman sogna anche Pessina, che sta svolgendo la preparazione all'Atalanta. Sembra destinato allo Spezia, ma non è ancora scritta l'ultima parola. Scendiamo di una categoria per parlare del Teramo, che è in grande difficoltà sul fronte del mercato. Sfuma anche l'attaccante Chinellato e Alimi entra nel mirino del Vicenza, con De Grazia che l'Ascoli non libera la strada per completare la rosa. A pochi giorni dall'inizio del ritiro si fa davvero complicata. Il servizio di Jacopo Forcella. Matteo Chinellato ha scelto il Padova per giocare il prossimo campionato di Serie C. Dunque altro affare che per il Teramo non si concretizza, e da questo momento in poi il Diavolo dovrà cercare un'alternativa valida al centravanti ex Como, che ieri ha accettato la corte dei biancoscudati per un contratto biennale a cifre a cui il Teramo non poteva proprio arrivare. Dunque i veneti sul fronte mercato sono 2-0 sui biancorossi del presidente Campitelli, perché Chinellato è uno scippo che arriva dopo quello di Roberto Candido di qualche giorno fa. Il budget è quello che è un contratto persino più lungo non ha scalfito il giocatore, la cui famiglia spingeva perché accettasse la corte abruzzese, col Pescara pronto a tesserarlo e girarlo al Teramo, esattamente come era successo qualche stagione fa per Alfredo Donnarumma. Non è stato così, e le ragioni economiche hanno fatto la differenza, col Diavolo che ora si recca le ferite e si butterà a capofitto sull'uomo gol a pochi giorni dal ritiro di Alfedena, e con Asta che per il momento è costretto a mordere il freno aspettando i rinforzi, che probabilmente dovrà attendere ancora per un po' di tempo. Ma i no stanno diventando pericolosamente troppi, e persino Alimi adesso è entrato nei radar del Vicenza e rischia di poter accettare la corte dei veneti, nonostante il Teramo lo abbia in pugno già da almeno una settimana. Per questo Giorgio Repetto ha chiesto rassicurazioni all'Atalanta sul buon esito della trattativa. I bergamaschi si sono detti ancora disponibili al trasferimento in Abruzzo, ma è altrettanto evidente che a fronte di un'offerta economicamente superiore ci sarebbe la volontà del giocatore a poter fare la differenza. Con Benzai ha sfumato anch'esso destinazione paganese, ecco che le cose iniziano a complicarsi maledettamente per il Teramo, in una complessa fase di stallo nella quale il direttore sportivo intavola degli affari che al momento dello sprint finale fanno fatica a chiudersi per l'inserimento di altre compagini in grado di spendere molto di più del Diavolo. Persino De Grazia sembra un affare destinato a non concretizzarsi, con l'Ascoli che non intende, almeno allo stato attuale, liberare il giocatore convocato per il ritiro precampionato. La strada è obbligata dunque, attendere con pazienza e lavorare su incastri comunque non semplici, sperando di battere sul tempo tutta la concorrenza che, viste le difficoltà del Diavolo, si moltiplica esponenzialmente. La sensazione è che molti di quelli che oggi sono considerati esuberi potrebbero non essere più tali tra qualche giorno, col Teramo che potrebbe pensare, con alcuni, ad un rilancio dopo la brutta annata passata, per evitare di andare sul mercato, specie in alcuni ruoli. Insomma, una restaurazione più che una rivoluzione, quella che pare profilarsi all'orizzonte, con il tecnico che attende ancora e spera che quella che avrà presto a disposizione sia una rosa almeno vicina ai suoi desideri. Restiamo ancora al calcio, scendiamo di un'altra categoria in Serie D, tutto ok per l'iscrizione dell'Aquila, ma il passaggio ai nuovi vertici societari, che sembrava cosa fatta tarda ad essere ufficializzato, e così slitta anche il mercato e il completamento della rosa per il prossimo anno. Sentiamo insieme il servizio.
L'Aquila Calcio è iscritto ufficialmente al prossimo campionato di Serie D, ma ora se lo chiedono tutti da una piazza che festeggia anche la revoca dei Daspo per 8 tifosi in merito all'ormai famosa conferenza stampa interrotta allo stadio grazie all'avvocato Marrelli, ai giocatori, mister e collaboratori della società. Più volte è stato dato per fatto il passaggio societario dagli attuali ai nuovi Gizzi, Fioravanti e Penzi, ma di fatto il passaggio non si è mai formalizzato, nonostante l'ottimismo dilagante. Resta di fatto che l'iscrizione e i 50.000 euro per farla sono stati assicurati dalla proprietà attuale, che però ora, come chiesto a gran voce dai tifosi, vuole farsi da parte. Il neosindaco Pierluigi Biondi e l'assessore allo sport Alessandro Piccinini sono molto attivi in tal senso ed oltre ad incontrare il presidente Chiodi nei giorni scorsi, ieri hanno ricevuto in comune i 3 Gizzi, Fioravanti e Penzi. Il sindaco e l'assessore hanno ringraziato la proprietà attuale. E sui nuovi il sindaco Biondi ha riferito: il gruppo romano promette cose serie, vigileremo. Il gruppo che vorrebbe rilevare la società è molto interessato anche al settore giovanile. Queste ovviamente sono le speranze, di fatto rimane l'amarezza. Mentre le altre squadre fanno colpi di mercato e iniziano i loro ritiri pre-campionato, dell'Aquila Calcio non si sa nulla. Maurizio Ianni, direttore tecnico, si starebbe occupando anche di contattare i giocatori per le riconferme insieme a quella scontata del mister Battistini. Ma il tempo stringe e del futuro non c'è certezza e dunque in molti si accasano altrove. Una situazione alquanto nebulosa che ci si augura possa essere sbrogliata al più presto per non perdere pezzi ed assicurare comunque all'Aquila un campionato dignitoso che possa gettare le basi per un futuro più roseo. Ora il calcio a 5, la prossima sarà la 4ª stagione di Fulvio Colini sulla panchina del Pescara Calcio a 5, un ciclo contraddistinto da tante vittorie, ma l'allenatore biancazzurro non vuole fermarsi. Ascoltiamolo. Il binomio Pescara Calcio a 5 Colini è destinato ad allungarsi anche il prossimo anno. Lei sarà sulla panchina del Pescara, d'altronde non poteva essere diversamente dopo quanto accaduto nelle ultime stagioni. Sì, è il 4º anno, sai, non è facile, comunque soprattutto in una società di altissime ambizioni riuscire a stare insieme, comunque è il 4º anno, noi ovviamente che cosa dire, ci auguriamo di andare anche per il 4º anno sulla stessa lunghezza d'onda dei primi 3, cioè con una presenza permanente nelle alte sfere del futsal italiano, tutte le finali che abbiamo fatto, ripetere qualche finale, provare a portare qualche altro trofeo in bacheca, che vedete è una bella bacheca già così come adesso, quindi speriamo che la stagione sia sulla stessa lunghezza d'onda delle altre, ce lo auguriamo. Quello che è sicuro è che il Pescara ce la metterà tutta per essere alla pari, se non superiore alle altre competitor. Avevate fra le mani Riccardinho, però il prossimo anno giocherete metà campionato a porte chiuse e siete stati costretti per causa di forza maggiore a rinunciare al Maradona del calcio 5. Sì, erano 3 i giocatori, uno dei 3 ovviamente, non tutti e 3, che erano sotto mira. 2 li ha detti il presidente, il terzo non lo dico io per scaramanzia. Venire qui e proporre un campionato a porte chiuse non è proprio possibile, anche perché comunque l'ingaggio di questo giocatore era legato anche a dei partner che avevamo qui, non è proprio possibile. Sarà rimandato tutto di una stagione, sperando di rimanere nell'elite come vogliamo fare, come vorremmo fare e come abbiamo fatto per questi 3 anni passati. Ed è tutto anche per l'edizione della notte del TG6. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa mattino 6 e poi con le 3 edizioni del telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito, vi auguro la buonanotte.